ma sarà limitato al massimo a 5 minuti per far parlare tutti, perché sono tantissimi e questo ci riempie di grande piacere. Allora io darei immediatamente, Laura non la vedo? No, ci sono, l'ascolto, e prima che lei inizi, che mi ha fatto il mestiere di conduttore, vorrei dire che siamo 48 partecipanti, quindi ringraziare tutti, perché è veramente difficilissimo un così alto numero di partecipanti. Complimenti e lascio la parola al conduttore. Grazie, presento anche Laura che è la responsabile della Pirene e che ha fatto la moderatrice per tutte le province. Oggi mi ha lasciato il ruolo di chiamiamolo non di conduttore, di moderatore, insomma, non di per carità. No, infatti era quello che dicevo, cioè sempre perché ha detto che fa la pasta, gli vendeva. Siamo nei tempi di Sanremo, quindi meglio parlare di moderatori. Io direi che vorrei cominciare con due parole, ma veramente due, per dire che, insomma, dopo 10 webinar che abbiamo interessato praticamente tutti gli ambiti provinciali, a cui hanno partecipato veramente tantissime persone delle forze dell'ordine, delle istituzioni pubbliche e private, e che hanno permesso di delineare un quadro attuale della sicurezza stradale, e quindi oggi siamo all'evento conclusivo. Diciamo che abbiamo dovuto, per forza di cose, per una pandemia che ancora non ci lascia privarci dell'incontro di persona che ci fa sempre piacere, ma è andato molto bene, ne sono contento, anche perché i relatori sono stati molto bravi, di questo ringrazio un'altra volta sia gli assenti che i presenti. E chiedo, come ho detto prima, che gli interventi siano sintetici per poter completare un primo giro, diciamo. E voglio dire che la comparsa, quindi il perdurare, come dicevo prima, della pandemia sanitaria hanno influito sulla programmazione dell'osservatorio, che voi sapete sempre presente praticamente dalle elementari fino ad arrivare agli over, e quindi rendendo impossibile lo svolgimento in presenza. Ecco perché più campagne sono state accorpate, diciamo, in questa guida sicura e consapevole, che eredita e potenzia i messaggi che avevamo mandato negli anni di Fair Play, in strada muoviti secondo le regole, luci su due ruote per quanto riguarda i ciclisti per averli sempre in sicurezza, e poi la nostra, diciamo, da anni, quella che ci ha fatto distribuire più di 7.500 caschetti ai bambini, la nostra battaglia col casco non ci casco, affinché poi diventi legge il fatto che i bambini indossino il caschetto, e sappiamo quanto sia importante averlo. Gli utenti deboli della strada, lo sappiamo tutti, sono i pedoni, le persone diversamente abili, ciclisti, motociclisti e tutti coloro che meritano una tutela particolare dai pericoli derivanti dalle strade. E diciamo anche un'utenza non protetta da strutture esterne, composta in larga parte da bambini e anziani. Abbiamo una popolazione che, diciamo, avanza nel tempo, e quindi poi ne parleremo anche di questo problema, onde evitare di far riportare lesioni gravi da incidenti stradali che quest'anno ovviamente sono diminuiti, ma non sono diminuiti per la pandemia, sono diminuiti perché praticamente c'è stato il lockdown, sono ricominciati poi gli incidenti stradali come prima, appena si aprono le strade. Però noi insistiamo su questa prevenzione, su questa cultura che noi vogliamo dare, e quindi lo sapete voi che Regione Emilia Romagna, poi l'assessore lo dirà sicuramente meglio di me, favorisce una mobilità sostenibile per mettere in sicurezza proprio quelli che, diciamo, gli utenti deboli. E dobbiamo stare attenti anche al fatto di fare abbandonare a chi le ha i modi aggressivi e distratti che causano un'incidentalità. Oggi in presenza anche di una pandemia che delle volte ci fa scordare, per problemi socio-economici familiari che noi risentiamo in tante persone e che le forze dell'ordine ci hanno detto che altre volte nasce anche una certa insofferenza verso di loro. Ma io mi sono dilungato troppo e la parola va all'assessore regionale, il nostro Andrea Corsini, che praticamente è quello che ci accompagna in tutte le campagne, e non solo, perché, come dicevo prima, veramente ha un impegno incredibile in questo momento di pandemia. Andrea, a te la parola e grazie. Grazie Mauro e buona giornata a tutti i partecipanti di questo webinar.
Io mi limito a fare un saluto, a ringraziarvi per la vostra presenza e a, diciamo, sottolineare l'importanza che ha per noi questa giornata, che ha per noi, diciamo, tutta l'attività che l'Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale sta mettendo in campo da qualche anno. E devo ringraziare Mauro Sorbi perché con competenza e con grande spirito di servizio, in modo davvero instancabile, sta portando avanti i progetti e tutte le attività legate a questa importante attività della Regione Emilia-Romagna che ha... Vi chiederei però di spegnere i microfoni per cortesia, perché altrimenti sentiamo dei rientri in cuffia un po' fastidiosi. Dicevo, un'attività davvero importante da parte dell'Osservatorio. L'Osservatorio è una parte importante, diciamo, dell'attività della nostra regione legata ai trasporti e alla mobilità. L'abbiamo istituita con una legge, Mauro Sorbi è il presidente di questo osservatorio, che naturalmente sviluppa azioni e attività, diciamo, guidato dalla Regione Emilia-Romagna, ma diciamo con una autonomia operativa che naturalmente viene definita attraverso una serie di obiettivi di carattere strategico. Questi webinar rientrano appunto in tutta quella azione di comunicazione, di sensibilizzazione che l'Osservatorio svolge nei confronti degli utenti, dei portatori di interesse, di tutti quelli, insomma, che in qualche modo si muovono nella nostra regione per ragioni legate al lavoro, alla vacanza e, insomma, alla mobilità in generale. Quest'anno, fra l'altro, proprio nell'anno della pandemia, insomma, ormai negli anni della pandemia, devo dire, perché questa situazione, questa emergenza sanitaria è incominciata appunto un anno fa e ancora purtroppo ci siamo pienamente dentro, anche se io credo che potremo, come dire, guardare anche con un po' di fiducia al futuro, perché l'arrivo dell'estate e speriamo l'accelerazione sui vaccini che ci sarà nelle prossime settimane ci dovrebbe consentire, diciamo, di guardare con più ottimismo ai prossimi mesi, per poi durante l'estate o subito dopo essere in una situazione molto migliore rispetto a quella attuale. Però ecco, noi non ci siamo fermati, anzi nel corso del 2021 abbiamo addirittura aumentato le risorse che la Regione mette a disposizione. Chiederei di spegnere per cortesia il microfono, perché Alfeo, si chiude il microfono. E non riesco a spegnerlo. Ah, ecco. Le risorse che mettiamo a disposizione appunto dell'Osservatorio per i progetti che l'Osservatorio sviluppa sul territorio, in collaborazione con i comuni, in collaborazione con le scuole, in collaborazione con le forze dell'ordine, con le polizie municipali, con tutte le forze dell'ordine, diciamo, statali, che tutti i giorni svolgono una funzione molto importante, non solo di repressione, diciamo, dei comportamenti scorretti e illeciti, ma anche di prevenzione. Ecco, noi vorremmo lavorare molto sulla parola prevenzione, perché naturalmente è importante reprimere, è importante sanzionare chi commette degli errori e chi non rispetta il codice della strada, ma è importante anche fare un'azione di prevenzione, di sensibilizzazione, ed è questa la principale attività sulle quali si concentrano le azioni dell'osservatorio, in particolare nei confronti degli utenti deboli. Gli utenti deboli sono prima di tutto i bambini, i giovani, ed è per questo che la principale attività che svolge l'osservatorio è rivolta proprio a campagne di comunicazione, di sensibilizzazione, di educazione che si fanno all'interno delle scuole. Ora purtroppo con la pandemia siamo stati costretti a rallentare molto questa attività all'interno delle classi e degli istituti, ma ovviamente la riprenderemo a pieno ritmo non appena ci saranno le condizioni per poter essere presenti all'interno delle scuole, ma anche nei confronti delle persone più anziane, delle persone più indifese, degli utenti deboli della strada, che sono quelli che
utilizzano appunto la strada o le corsie, diciamo, riservate per muoversi attraverso mezzi leggeri e mezzi sostenibili. Quest'anno abbiamo anche delle belle novità che non svegliamo ora, perché stiamo definendo alcune importanti collaborazioni che ci aiuteranno a veicolare ancora meglio, diciamo, i nostri messaggi e le nostre campagne di comunicazione. Abbiamo, e qui concludo, una attenzione particolare verso la mobilità dolce, la mobilità sostenibile, e anche verso, diciamo, i nuovi mezzi, i cosiddetti mezzi legati alla micromobilità elettrica, che sono ovviamente una grande novità che incrocia appunto il tema della mobilità sostenibile, ma che però hanno bisogno anche in questo caso di essere regolamentate queste attività, perché sono sicuramente una grande novità che va nella direzione di favorire appunto la mobilità sostenibile, però le regole anche in questo caso vanno rispettate. E abbiamo visto purtroppo come negli ultimi mesi, diciamo, il boom, il vero e proprio boom, l'incremento ad esempio dei monopattini abbia creato qualche problema, perché appunto non c'è un rispetto delle regole generalizzate. Quindi su questo stiamo lavorando con una campagna di comunicazione mirata appunto all'utilizzo corretto del monopattino, perché dobbiamo ricordarci che chiunque di noi, diciamo, nello stesso periodo della propria vita in cui si muove più frequentemente per ragioni di lavoro, di studio, di svago, di tempo libero, un giorno è un automobilista, un giorno è un motociclista, un giorno è un ciclista, un giorno è un pedone, un giorno è chi utilizza appunto un mezzo di micromobilità elettrica. Quindi bisogna avere, come dire, rispetto per tutti quelli che occupano lo spazio stradale. C'è spazio per tutti, bisogna però rispettare le regole, perché il nostro obiettivo, come vi dicevo, è quello di aiutare, poi naturalmente da soli non bastiamo, però di dare il nostro contributo per ridurre l'incidentalità, per ridurre la mortalità, per ridurre ovviamente il numero di persone che purtroppo ancora oggi subiscono dei danni, a volte anche molto gravi, in seguito a incidenti stradali. E noi proviamo appunto in questa regione con l'osservatorio a fare la nostra parte, non da soli come vi dicevo prima, ma grazie a una fitta rete di collaborazioni che abbiamo costruito, che Mauro Sorbi ha costruito insieme ovviamente ai dirigenti regionali che come dire, hanno la responsabilità anche amministrativa rispetto agli atti che devono essere presi di gestire questa importante attività dell'assessorato ai trasporti e alla mobilità e alle infrastrutture della nostra regione. Quindi grazie a Mauro per il lavoro che sta facendo, grazie naturalmente ai dirigenti della regione per il lavoro appunto che si fa dietro le quinte, ma prezioso e importante quanto quello che si fa, diciamo, nel front office, e vi auguro naturalmente una buona giornata e un buon webinar anche questa mattina. Credo sia una delle, forse l'ultima, no, di questa serie di incontri che viene fatto appunto nell'ambito delle attività dell'osservatorio. Grazie e buon lavoro a tutti e buona giornata e buon proseguimento. Grazie Andrea dell'intervento. La dottoressa Gucci della Pirene mi preme dirti che abbiamo analizzato durante questi webinar lo sviluppo del turismo in bicicletta in Emilia Romagna, che è molto alto, e garantendo a loro una certa sicurezza stradale e dicendo poi anche a loro di rispettare quelle che sono le regole. Grazie ancora Andrea, e io passerei al direttore cura del territorio, l'ingegner Paolo Ferrecchi, che è uno di quei dirigenti, diciamo il massimo dirigente, che poi ci aiuta, anzi no, ci dirige in queste campagne a livello amministrativo. Paolo, a te la parola. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Io cercherò di non dire cose, anticipare cose che dirà poi l'ingegner Brugnata, più nel carattere tecnico, ma vorrei concentrarmi su delle azioni che a livello regionale stiamo portando avanti, sia per quanto riguarda la mobilità sostenibile, sia per quanto riguarda la riduzione dell'incidentalità. Ora, il mio ragionamento parte dal fatto che la mobilità sostenibile è un obiettivo che la Regione porta avanti per evidenti esigenze, no? Non solo di qualità dell'aria, ma anche di congestione, di
sostenibilità della mobilità stessa, ma dall'altra parte questa accompagna, come dire, un'esigenza di riduzione dell'incidentalità e della mortalità che non solo attraverso l'educazione e la sicurezza stradale, ma anche attraverso azioni fisiche concrete o di promozione della mobilità pubblica possono concorrere alla riduzione dell'incidentalità e quindi alla sicurezza stradale. Per quanto riguarda, diciamo, il trasporto pubblico, che non sempre viene considerato come un aspetto importante della mobilità sicura delle persone, voi sapete tutti che il trasporto pubblico, ferroviario soprattutto, ma anche automobilistico, è molto sicuro. In generale abbiamo un'incidentalità molto bassa. Noi diciamo che mediamente prima della pandemia trasportavamo circa 300 milioni di persone a livello regionale, 260 milioni sugli autobus e 40 milioni sulla ferrovia. E avevamo prima della pandemia circa il 10% delle persone che andavano in bicicletta e diciamo attorno al 30% di persone che andavano a piedi. La pandemia ha cambiato molto questa mobilità delle persone e naturalmente il mio ragionamento porta al fatto che si sta spostando sempre più verso una mobilità individuale che, se diciamo riguarda la mobilità ciclistica, non lo sentiamo più, Mi sentite adesso? Adesso sì. Ah, allora stavo dicendo che la pandemia, ma avete sentito fino alla pandemia? Sì. Sì, che la pandemia, diciamo, ha cambiato molto i comportamenti delle persone e ha orientato sempre più verso una mobilità individuale, che è mobilità ciclistica, mobilità pedonale e una micromobilità, come ricordava l'assessore, che è ancora tutta da costruire in termini di regolamentazione, ma sicuramente queste tre categorie di mobilità sono legate a un'utenza debole, quindi un'utenza molto vulnerabile. Naturalmente non vediamo questa mobilità solo verso l'utenza debole, ma anche verso l'uso dell'auto privata. Per darvi un'idea, prima della pandemia, diciamo, avevamo 100 di utenza sul trasporto pubblico, oggi ne abbiamo 50, dando dei numeri percentuali. Sul traffico veicolare siamo tornati da 100 a 85, 90, anche più. Quindi vuol dire che la mobilità complessivamente si è ridotta, ma si è ridotta andando verso mobilità individuali, che da un punto di vista della sicurezza stradale sicuramente tendenzialmente potrebbe peggiorare la situazione complessiva. Perché, diciamo, in termini assoluti, l'anno che abbiamo trascorso, avendo avuto in alcuni momenti una riduzione anche dell'80% della mobilità, ci restituirà dei dati positivi, ma in termini prospettici va sicuramente tenuto in considerazione, perché la mobilità individuale, soprattutto per l'utenza debole, è una mobilità più pericolosa, più vulnerabile. E allora cosa dobbiamo fare? Lo diceva l'assessore, dobbiamo, naturalmente l'azione dell'osservatorio di sensibilizzazione e di educazione è fondamentale, ma dobbiamo accompagnarla anche con un'azione di messa in sicurezza delle infrastrutture, di separazione dei flussi, le piste ciclabili che devono essere sicure, il fatto che gli attraversamenti pedonali devono essere sicuri, cioè interventi infrastrutturali che accompagnino all'educazione anche, diciamo, modalità di convivenza fra le diverse mobilità che rendano più sostenibile fra gli utenti deboli e gli utenti più forti, cioè gli automobilisti, la convivenza. Ma concludo dicendo anche che abbiamo di fronte una sfida molto importante per riconquistare la mobilità sul trasporto pubblico, perché la percezione della gente sulla sicurezza, questa volta non stradale, ma sulla sicurezza legata alla pandemia, porta ad avere un atteggiamento di mobilità individuale sempre più spinto, e noi non possiamo permetterci di perdere nel tempo quell'utenza sul trasporto pubblico che è sostenibile ma anche più sicura rispetto alla mobilità individuale. Quindi dovremo lavorare molto per recuperare la mobilità pubblica, tornando a quei valori che vi dicevo prima, speriamo nel più tempo breve possibile, e riprendendo quel trend di crescita della mobilità pubblica che si accompagnava alla crescita della mobilità ciclistica. Quindi ci aspetta un lavoro molto forte di educazione, di sensibilizzazione, ma anche di promozione, diciamo, di modalità di mobilità più sicure e più sostenibile anche rispetto alla convivenza. Ce lo diceva il Presidente prima, no? C'è anche una più faticosa convivenza fra le diverse mobilità e massopportazione che si accentua, diciamo, in queste fasi.
Bene, grazie e buon lavoro. Grazie, grazie direttore, è stato nei tempi bravissimo, grazie. Adesso la parola all'ingegner Alfeo Brognara, il nostro responsabile, il responsabile più vicino all'osservatorio, praticamente che ci indica la strada, ci fa la strada per arrivare a queste campagne. Prego Alfeo. Non riesco a... Grazie, buongiorno a tutti. Noi percorriamo la strada che ci indica Mauro e l'assessore. E noi facciamo nient'altro che i meri esecutori alla fine. E niente, direi che appunto per incidere sulla sicurezza stradale, per ridurre appunto il numero degli incidenti e delle vittime, credo che sia indispensabile un approccio multidisciplinare. Credo che anche il webinar di oggi lo stia testimoniando, che coinvolga un po' tutti i settori, che a vario titolo e con diverse professionalità e responsabilità devono intervenire sulla prevenzione, sull'educazione e sulla cultura per la sicurezza stradale. E bisogna cercare di creare un sistema a rete per poter mettere in campo tutte le azioni, i progetti integrati che ottenendo delle sinergie che ci permettano di utilizzare al meglio le risorse che purtroppo non sono mai pari a quelle che sarebbero necessarie e quindi fare appunto un sistema a rete. Per incidere sulla sicurezza stradale credo che sia fondamentale conoscere le situazioni, quindi avere informazioni e agire di conseguenza. E questo credo che per ottenere dei progetti efficaci sia indispensabile avere queste informazioni e prefissarsi degli obiettivi che siano obiettivi da raggiungere, che siano anche misurabili per vedere poi l'efficacia di queste azioni che sono messe in campo. Perché le cause degli incidenti sono molteplici, diciamo che possono essere ricondotte al comportamento del conducente, perché per cultura o per attenzione, per disattenzione appunto crea incidenti, oppure per le condizioni della strada, per la cattiva manutenzione della strada o dell'ambiente stesso, o anche per le condizioni del veicolo che ha magari scarsa manutenzione o obsolescenza tecnologica, e quindi mettere in campo per le varie azioni per ridurre queste cause, quindi intervenendo sui conducenti con la formazione appunto che stiamo appunto facendo con l'osservatorio, con dispositivi che dissuadano alla velocità, perché sappiamo che quando c'è gli autovelox, ci sono questi controlli, e gli automobilisti li vediamo quotidianamente, rallentano, e quindi questo sono dissuasori che possono servire per cercare appunto di ridurre il problema dovuto al conducente che eccede con la velocità. Sulle strade ovviamente facendo le manutenzioni idonee o andando a fare interventi puntuali per risolvere i punti neri. Sul veicolo chiaramente facendo le manutenzioni oppure utilizzando i dispositivi tecnologici che sempre più vengono installati sui nostri mezzi. Appunto, riferendoci ai dati sui quali noi poi ci basiamo per cercare di intervenire, tanto per darvi qualche indicazione, noi sappiamo che il 72% degli incidenti avvengono in ambito urbano e il 28% sull'ambito extraurbano. Chiaramente per motivi ovvi di velocità e purtroppo i morti si registrano nell'extraurbano, perché dei 352 morti che abbiamo avuto nel 2019 ben 208 sono sull'extraurbano, e anche mentre il numero dei feriti, che sono stati nel 2019 sempre oltre i 22.000, abbiamo invece che sono ovviamente maggiori quelli in ambito urbano. E come sapete, c'era nel libro bianco della Commissione europea del 2001 era fissato l'obiettivo di ridurre i morti del 50% nel periodo 2001 e 2010, obiettivo che la Regione Emilia-Romagna ha raggiunto, perché siamo passati dagli 800 circa 800 morti nel 2001 ai 400 nel 2010. Poi c'era stato l'ulteriore obiettivo, che è molto ambizioso, perché la prima riduzione era abbastanza
ragionevole pensare che si potesse raggiungere. Adesso l'obiettivo, che è sempre quello della riduzione del 50%, ovviamente è molto più ambizioso, e infatti non lo stiamo raggiungendo, è il cosiddetto sentiero obiettivo, ci siamo un po' distanti. E sempre appunto parlando di dati, i mezzi di trasporto che sono ovviamente più coinvolti è l'auto con circa il 37%, mentre le moto abbiamo un 20%, la bicicletta il 17%, i pedoni il 16%. E guardando poi l'età di quelli che sono coinvolti in questi incidenti, quindi che sono oggetto purtroppo di morte, abbiamo che la fascia più colpita è quella tra i 40 e i 64 anni, con circa poco meno del 40%. Fortunatamente per gli under 18 siamo sotto al 4%, fortunatamente c'è stata una riduzione. Chiaramente il 2020, come è già stato detto precedentemente, non costituisce un punto di riferimento, perché chiaramente abbiamo dei dati che sono molto buoni dal punto di vista dei morti e dei feriti, ma perché non c'è stato traffico, quindi era facile che succedesse questo. Questo poi, se noi tutti questi incidenti hanno un costo sociale, e in base a dei parametri che sono stati indicati dal Ministero possiamo valutare il costo sociale, e se si vede questo dato è impressionante, e quindi si può capire anche come sia importante intervenire, perché noi siamo passati per l'Emilia Romagna, per dire, nel 2001, quando avevamo gli 813 morti più tutto il numero di feriti che adesso non ricordo, eravamo come Emilia Romagna a circa 4 miliardi di costo sociale nel 2001. Siamo adesso nel 2019, siamo a 1,8 miliardi, quindi insomma c'è stata una notevole riduzione. E ed è interessante, noi stiamo cercando appunto di fare questi confronti, capire con gli interventi che andiamo a fare su infrastrutturali quali sono i benefici. E, per dire, uno studio della città metropolitana fatto qualche anno fa su 10 interventi che sono stati fatti, però un po' datati, a un costo di questi 10 interventi pari a 9 milioni di euro, si è registrato una riduzione di costo sociale di 7 milioni all'anno. Quindi questo per dire che ritorno ha avuto un investimento di questo tipo. Ecco, i dati sono molto importanti, come dicevo, ed è grazie anche adesso alla geolocalizzazione degli degli incidenti che siamo riusciti a mettere in campo, grazie ai verbali di tutti gli organi di polizia, polizia stradale, municipale, dei carabinieri, abbiamo praticamente mappato e sappiamo dove avvengono gli incidenti. Questo ci serve per capire quali sono i punti critici, e tanto per dire, anche nella scelta delle priorità per le opere infrastrutturali, adesso ci guidano come priorità non solo i flussi di traffico classici, ma anche gli incidenti. Quindi sempre di più, anche da parte del Ministero, viene richiesto, anche da noi, anche nel nostro PRIT, abbiamo... succede? Abbiamo inserito che per candidare, diciamo, a un intervento bisogna supportarlo con dati di traffico e dati di incidenti. Come è stato detto, cioè la regione è già dal tot. Cosa succede? Tot. È che i tempi purtroppo sono stretti, hai passato... Un minuto. Dicevo, la regione dal 92 che sta facendo interventi al di là della formazione sulla sicurezza stradale. Ci sono stati ben cinque piani nazionali della sicurezza che hanno comportato 45 milioni di finanziamenti, ma non solo, ci sono anche interventi sulle ciclabili già dal 2016 con 3 DM che ci hanno consentito di fare interventi puntuali per questa specialità, in più tutti gli interventi che facciamo con provincia, ANAS e i concessionari delle autostrade per opere di adduzioni, dove si vanno a risolvere problemi legati a intersezioni, quindi inserimento di rotatorie, varianti o riqualificazione delle strade per ridurre appunto gli incidenti. Il tempo è finito, quindi avrei dell'altro da dire, ma mi fermo qua. Grazie, buon lavoro. Abbiamo saputo, tutti hanno saputo
quanto Regione si mette nella sicurezza stradale e in quello che insomma si fa di questi tempi, e ti ringrazio di questo. Ora io vorrei passare la parola al colonnello Grimaldi. Al colonnello Grimaldi devo anche, a nome della Regione Emilia Romagna, fare le condoglianze al carabiniere deceduto in Congo assieme al nostro ambasciatore, e quindi porgo a nome della Regione Emilia Romagna, dell'Osservatorio, e credo di tutti quanti ci stanno ascoltando, ci stanno vedendo, le condoglianze, colonnello, per un altro carabiniere, diciamo, deceduto, e ciò ci dispiace moltissimo, perché l'arma dei carabinieri è sempre, diciamo, la più vicina a queste, purtroppo anche a queste tragedie e anche alla nostra sicurezza. Prego, colonnello. Grazie, grazie dottor Sorbi, la ringrazio per la vicinanza che ha mostrato e che ha evidenziato a nome dell'amministrazione regionale all'Arma dei Carabinieri in questo momento che per noi è un momento assolutamente triste, perché come in tutte le grandi famiglie, quando viene a mancare uno degli appartenenti alla famiglia, uno dei figli, tra virgolette, è un lutto e un momento di tristezza per tutti quanti. Quindi la ringrazio per la sensibilità avuta anche a nome del mio personale e dell'istituzione del Comando Provinciale dei Carabinieri di Bologna. Per tornare al nostro argomento, Sorbi, devo evidenziare, devo sottolineare che il 2020 è stato un anno assolutamente singolare in tema di incidentalità stradale, in tema di normative in vigore, in tema di circostanze che hanno reso quest'anno diverso da tutti quanti gli altri. A prescindere naturalmente dal dato meramente statistico, che ovviamente lascia il tempo che trova, ma con espresso riferimento alla situazione della diffusione da coronavirus che ha visto coinvolto il mondo intero, ma nel nostro piccolo ovviamente l'Italia e la regione Emilia-Romagna. E questo ha reso tutto completamente diverso e assolutamente singolare, perché abbiamo ovviamente registrato una serie di comportamenti che sono completamente differenti rispetto agli anni precedenti e a situazioni ovviamente differenti. La pandemia ha determinato naturalmente una situazione di stress generalizzato, e questo è comprensibile, perché non avere la possibilità, l'opportunità di avere un momento di sfogo, un momento da dedicare allo sport, alle attività ludiche, naturalmente determina un livello dal punto di vista psicologico e sociale ben più delicato, e questo determina naturalmente una maggiore aggressività generalizzata nel comportamento dei cittadini, che ovviamente sono costretti a rimanere ristretti all'interno delle proprie abitazioni, o comunque a ridurre l'aspetto del contatto sociale e anche naturalmente sportivo. E quindi questa aggressività si ripercuote anche naturalmente non solo nei comportamenti esterni generalizzati, ma anche alla guida delle autovetture. Quindi ovviamente non possiamo fare un dato statistico, ma possiamo individuare le circostanze che determinano l'incidentalità stradale. È vero che statisticamente dobbiamo dire che è diminuita, però dobbiamo evidenziare quali sono le cause, che sono un po' differenti. E tra queste c'è anche una maggiore aggressività che si aggiunge alla distrazione, ma anche a situazioni economiche differenti, perché naturalmente una minor prosperità economica ha comportato anche un livello di assicurazioni obbligatorie non sempre rispettate, non sempre pagate, e quindi anche questo determina una situazione di difficoltà. E a tutto questo poi si deve ovviamente aggiungere la novità in tema di mezzo di trasporto, che è determinata dalla esplosione statistica della vendita dei monopattini, che ovviamente determinano purtroppo una maggiore incidentalità nel numero degli incidenti stradali e quindi delle lesioni subite.
perché è vero che i monopattini sono stati equiparati ad un velocipede e quindi seguono la normativa del velocipede, quindi la bicicletta sostanzialmente. Però è pur vero che sono più difficilmente governabili, sono un po' più rischiosi nel loro impiego rispetto ad altri strumenti. Naturalmente, essendo equiparati ai velocipedi, non è obbligatorio l'utilizzo del casco se non per i minorenni, così come non è obbligatoria l'assicurazione. E questo comunque determina un'incidenza nell'utilizzo degli stessi e di conseguenza nelle lesioni che possono subire coloro che portano, che conducono questo nuovo strumento. E tutti questi elementi si aggiungono a quelli tradizionali che determinano i sinistri stradali, cioè l'utilizzo del telefono, la guida in stato di ebbrezza, la guida in stato di stupefazione, quindi a seguito dell'uso di stupefacenti, con le conseguenze che questo determina. Non solo a livello di sanzione, per cui ricordiamo che chi si mette alla guida di un'autovettura con un tasso di un livello di ebbrezza superiore a 1,5 grammi per litro avrà una sanzione sicuramente molto più grave rispetto alle altre, esattamente come nel caso degli stupefacenti. Però anche le cause, o meglio le conseguenze che si realizzano nel momento in cui si provoca un incidente sono differenti. La legge 41 del 2016 ha introdotto il reato di omicidio stradale colposo e di lesioni stradali colpose, andando a modificare il codice penale attraverso l'introduzione degli articoli 589 bis e 590, che determinano naturalmente una tipologia di sanzioni che sono ovviamente correlate dal punto di vista penale alla gravità del fatto. Quali sono quindi le conseguenze? Le conseguenze sono sicuramente particolarmente difficoltose, soprattutto in questa fase storica, e di conseguenza dobbiamo adottare delle opportune soluzioni. Quali possono essere le soluzioni? Sicuramente una maggiore istruzione, quindi una diffusione delle regole e del rispetto delle regole alla guida. E questo lo possiamo fare noi innanzitutto come genitori, noi in quanto utilizzatori di mezzi di trasporto, ma anche e soprattutto vanno veicolate attraverso le scuole. Per cui è vero che la situazione pandemica ha ridotto la possibilità di vicinanza tra noi in qualità di rappresentanti delle forze dell'ordine e le scuole. Però è anche vero. Si sente? Sì. Siamo arrivati. Prego. A fine intervento, colonnello, mi dispiace. Sì, ho finito. Ah, ho finito, prego, dicevo, prego. Quindi. No, può finire, prego, colonnello. Grazie. Quindi dicevo, naturalmente, bisogna insistere anche con i mezzi a distanza, quindi attraverso i sistemi telematici, nel rapporto con gli studenti, anche soprattutto tramite le scuole. Quindi continuare, o meglio avvicinarli nuovamente alle istituzioni, alle regole, attraverso i mezzi elettronici. E ovviamente adeguare poi la normativa a quelle che sono i nuovi mezzi di trasporto che vanno di volta in volta per la maggiore e che quindi possono provocare o possono individuare delle nuove criticità. E con questo ho finito, grazie a tutti, grazie. Quanti per l'attenzione. E parlando di scuole, colonnello Grimaldi è stato l'artefice di Carabiniere per un giorno, che è stata una campagna che mi ha portato a Bologna quando si poteva, diciamo, ma si rifarà sicuramente. Bene. Grazie ancora della collaborazione. Si è parlato quindi di omicidio stradale, ma prima di dare la parola al dottor Giovannini, ex procuratore della Repubblica di Bologna, io vorrei fare un saluto al nostro, abbiamo un testimonial oggi, un importante testimonial, che è Dodi Battaglia, che non vedo sullo schermo. Dodi, ci sei? Non c'è Dodi, purtroppo l'avevo visto prima, non c'è. Allora io passerei la parola immediatamente al dottor Giovannini, ex procuratore aggiunto di Bologna, che proprio dell'omicidio stradale ne è anche artefice a livello di legge. Prego, dottor Giovannini, prego, Walter. Abbiamo perso anche lui e quindi continuiamo, diciamo, andiamo dell'ufficio scolastico regionale. Eccomi.
non lo so. Ecco, Walter, la parola, prego. Chiedo scusa adesso. 5 minuti, se puoi rimanere in tempo, grazie, per far parlare tutti. Ho una sveglietta davanti, sincronizziamo gli orologi, faccio le 11.39 e 11.44 finisco. Buongiorno a tutti, ringrazio Mauro Sorbi, che ormai conosco da tanti anni, abbiamo fatto alcune cose assieme, alla conoscenza è subentrata una profonda stima e un'amicizia della quale mi onoro, della quale vado fiero. Detto questo, ho ascoltato con interesse chi mi ha preceduto, poche e brevi considerazioni. A mio giudizio, durante il periodo del lockdown, considerando che siamo stati chiusi in casa più o meno tutti per un periodo di tempo adeguato, il dato dell'incidentalità non è particolarmente rassicurante. Vuol dire che nelle finestre in cui era consentito muoversi, la cifra di imprudenza o comportamenti criminali è rimasta invariata nell'ambito delle finestre. È chiaro che in numeri assoluti, ovviamente non usando le autovetture, gli incidenti sono calati. Io credo che il lavoro che l'osservatorio sta svolgendo da anni sia meritorio. Penso che le forze messe in campo fino ad oggi rappresentino una sensibilità particolare, probabilmente in questa regione estremamente valorizzata. Però rimane il dato che se alla prevenzione, che deve naturalmente continuare, non segue la repressione dei comportamenti illegittimi o criminali, il discorso rischia di ripiegarsi un pochino su se stesso. Uso il termine repressione senza timore, perché le sanzioni sia amministrative che penali tendono a reprimere la reiterazione nelle condotte illecite. Non solo tendono a reprimere punendo l'autore della condotta, ma dovrebbero svolgere anche un'azione di prevenzione penale, e cioè indurre chi ancora non ha commesso dei reati oppure commette degli si comporta in maniera estremamente imprudente, alle volte criminale, ad astenersi, perché l'applicazione concreta e soprattutto veloce, ma questo è un altro discorso, delle sanzioni potrebbe avere un effetto deterrente. Perché non va dimenticato che io ho ascoltato con estremo interesse e soddisfazione, devo dire, il calo dell'incidentalità sia sotto il profilo delle lesioni che sotto il profilo della mortalità, però nelle statistiche non rientreranno mai tutti quei comportamenti imprudenti, gravemente imprudenti, che per puro caso, caso fortuito, fortuna, per mille motivi, non sfociano in eventi tragici. Questo è un dato che tutti noi possiamo constatare con i nostri occhi quando siamo utenti della strada in tutte le declinazioni possibili. Quante volte abbiamo detto: guarda che manovra ha fatto quello, se usciva Tizio, se usciva Caio, eccetera, eccetera. Ho sentito parlare anche di, come dire, condizionamenti di tipo psicologico dovuti al lockdown, un aumento di aggressività. Ora, francamente, se una persona costretta a stare sul divano, perché poi fondamentalmente di questo si tratta durante il lockdown, ovviamente se non deve lavorare, eccetera, 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 se si deve sfogare, fa le sue belle flessioni, se ne fa 150, 200 al giorno, fa i suoi addominali, non vedo perché debba, mostrarsi aggressivo con gli utenti della strada. Non ci sono giustificazioni, non c'è lockdown che tenga di fronte a comportamenti di aggressività, soprattutto nei confronti dei soggetti deboli. E per quello che riguarda, sono già arrivato ai 5 minuti, 30 secondi, chiedo scusa, per quello che riguarda l'aumento probabilmente dell'incidentalità causata da soggetti privi di assicurazione,
Questa è una vecchia storia che a mio giudizio non è aggravata più di tanto dal lockdown. Diciamo che ci sono troppi furbi che utilizzando, oggi poi non è più neppure obbligatorio mostrarlo sul parabrezza, comunque utilizzando dei meccanismi truffaldini appaiono formalmente assicurati. Questi sono comportamenti di una gravità inaudita, perché il soggetto che subisce un danno da parte di altra persona che non è assicurata inizia un calvario risarcitorio che per brevità naturalmente dell'intervento non vi posso spiegare e raccontare. Se ci sono casi in cui non hai le disponibilità, le risorse economiche per pagare l'assicurazione, lasci la vettura parcheggiata in strada, nel garage dove vuoi, vai a piedi e prendi l'autobus. Per adesso mi fermo qui, grazie. Grazie dottore, e vorrei salutare prima di passare la parola al dottor Frugeri, il area coordinamento della polizia stradale, e a Dodi Battaglia, se c'è in ascolto. Sì. Dodi, oh Dodi. Buongiorno, mi senti? Il nostro testimonial che ci ha accompagnato nella campagna, diciamo, contro l'alcolemia, è stato nostro testimonial, non solo nostro, anche dei Lions, anche dell'ACI, diciamo. Però io lo ringrazio particolarmente perché so che è impegnato nel suo studio, diciamo, sì. C'è un nuovo album che sta per uscire, quindi... Sì, guardami, sono in studio, immerso in chitarre e computer. Speriamo che ma tu mi senti, vero? Vediamo che la musica ci accompagna anche in estate al mare. Dodi, a te la parola sulla sicurezza. Due parole. Ma volentieri. Tu mi senti, vero? Mi senti bene? Sì, ti sentiamo benissimo. Fantastico. Allora, intanto buongiorno. Grazie dell'opportunità per spendere nuovamente due parole per quello che è una cosa che sta a cuore a noi genitori, a noi utenti della strada, a noi che amiamo il mondo dei trasporti, noi che amiamo così tanto questo mezzo, chiamiamolo, che è poi l'automobile piuttosto che la moto, il fatto della libertà di muoversi. Credo che sia stata una delle invenzioni più belle che l'umanità possa aver fatto, la possibilità di avere una macchina fuori, come una volta c'eravamo il cavallo, di prendere e poter andare via ed essere liberi di muoversi dove uno vuole. Per cui, detto questo, grazie di questa opportunità, rinnovo la mia invito a una guida prudente, alla luce del fatto che poi io, oltre a essere cantante, chitarrista, sono stato e sono ancora oggi un pilota di auto da corsa, in maniera particolare da pista. Recentemente ho fatto anche un rally, ho fatto il rally Legend di San Marino, per cui ho mantenuto una parte di me nel mondo dell'automobile da corsa, e invito tutti a questo punto a andare a vedere quello che è il video che casualmente io ho realizzato i giorni scorsi, che proprio da ieri sera è online su YouTube gratuitamente. Potete andartelo a vedere, e alla fine di questo video, dove io con una macchina da corsa faccio un po' di derapate, controsterzi, un po' di quelle sciocchezze che si fanno con una macchina da corsa, sciocchezze insomma di acrobazie che si fanno con queste cose, invito tutti ad andarlo a vedere, perché alla fine di questo video c'è un messaggio che credo che sia molto importante, in cui si dice: ok, avete visto che io ho fatto tutte queste diavolerie con la macchina, ma per strada, mi raccomando, piano. Grazie Dodi, grazie ancora, e auguri per grazie. Il tuo video. Mi sono dimenticato di dirvi, il brano si chiama Il coraggio di vincere. Il coraggio di vincere, okay? Te lo appuntiamo. Grazie ancora. Esatto, andatevelo a vedere, perché è molto divertente, molto divertente. Poi c'è questo messaggio finale importante. Ancora grazie. La parola adesso ad un amico, direttore operativo Polizia Stradale Emilia Romagna.
è quello al quale insomma ci rivolgiamo tutte le volte e lui ci risponde con santa pazienza alle nostre domande, il dottor Fruggeri. La parola a te, comandante. Non ti sentiamo. Non ti sentiamo, non ti sentiamo. Angelo, non ti sentiamo. Possiamo, Angelo, mentre qualcuno lo avverte telefonicamente, io passerei ad un altro nostro amico, l'ingegner Fedele. Adesso il titolo che posso dare all'ingegner Fedele, che mi hanno scritto, è un titolo lunghissimo, ma è praticamente l'uomo, diciamo, del ministero al quale ci rivolgiamo sempre e lui ci dà delle delucidazioni. Quindi Fausto, a te la parola. Grazie Presidente, grazie per l'invito a questo webinar che mi fa veramente piacere partecipare. Ti ringrazio per la continua collaborazione, ci siamo conosciuti nel periodo 2015-2018 quando io dirigevo la motorizzazione di Bologna, poi sono andato a Roma, siamo rimasti sempre in contatto. Stima reciproca e veramente mi fa piacere l'entusiasmo e la professionalità con cui conduci questo argomento. Io per stare nei 5 minuti devo cercare di contrarre il mio intervento e mi limiterò a parlare della mia esperienza che ho avuto dal 2018 al 2019 in divisione 3 della Direzione Generale della Motorizzazione quando mi occupavo di omologazione dei veicoli. Questo perché? Perché vabbè, intanto mi ero occupato della micromobilità, il decreto Toninelli che introduceva la sperimentazione dei veicoli per la mobilità personale, quindi la micromobilità elettrica, ho partecipato a quella stesura e da lì poi è stata introdotta nella circolazione la possibilità di utilizzare i monopattini elettrici, adesso sono diventati assimilati ai velocipedi e alle biciclette, e in più è rimasta la sperimentazione nei comuni soltanto per gli altri dispositivi che sono il monowheel, l'overboard e il Segway. Ma adesso abbandoniamo questo argomento, per rimanere nei 5 minuti vorrei fare un ragionamento di tipo tecnico. Intanto diciamo che la sicurezza stradale è un argomento molto complesso nel quale intervengono tantissime variabili ed è difficile trovare il bandolo della matassa per arrivare a soluzione. È un problema che non può essere risolto a livello locale, né territoriale, comunale, provinciale, regionale, neanche nazionale. Il problema va risolto a livello internazionale e per questo devo dire che la comunità economica europea, della quale noi facciamo parte, come voi sapete oggi, regolamenta tutta la parte tecnica dei veicoli, è regolamentata da normativa europea. Quindi pur volendo noi non potremmo con normativa nazionale andare a introdurre dispositivi, modalità di applicazione dei veicoli differenti. Dobbiamo attenerci a una normativa internazionale, i regolamenti che oggi entrano in funzione immediatamente appena vengono pubblicati. Quindi cos'è che sta? Per esempio, io vorrei farvi solo l'esempio dell'incidente che è avvenuto a Bologna nel 2018 ad agosto, quando c'è stata quella cisterna che trasportava merci pericolose che è esplosa. Cos'è accaduto lì? È accaduto che il veicolo era perfettamente efficiente, la cisterna ha resistito al calore prodotto da quel materiale che era trasportato sul veicolo precedente. Eppure la cisterna è esplosa. Perché è esplosa? Perché è mancato l'elemento umano, cioè l'uomo, il conducente che guidava,
probabilmente per stanchezza, per disattenzione, ha tamponato violentemente il veicolo che precedeva e dopo si è innescato un procedimento terribile che ha portato all'esplosione. Con questo che voglio dire? Voglio dire che il parametro che è comune nella maggior parte degli incidenti è il fattore umano. È il fattore umano. Il 96% degli incidenti avviene per fattori umani, perché tutti gli altri fattori sono secondari. È l'uomo che deve adattare la guida alle situazioni in cui si trova. E questo che cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo cercare di sostituire il fattore umano, ed è quello che sta facendo oggi l'Europa, con dei sistemi alternativi, con dei sistemi elettronici. Sono gli ADAS, quelli che vengono oggi chiamati gli ADAS, sono i sistemi avanzati di adattamento alla guida, al guidatore. Che cosa succede? Sono dei dispositivi di sicurezza attiva. Questi a cosa servono? Vi ricordo che la differenza tra sicurezza attiva e sicurezza passiva è che la sicurezza attiva è quella che interviene per evitare che avvenga un incidente, sicurezza passiva è quella che interviene dopo che è avvenuto l'incidente per ridurre i danni sull'uomo. Quindi noi dobbiamo intervenire sulla sicurezza attiva ed è quello che sta avvenendo oggi a livello europeo e anche a livello mondiale. A livello europeo cosa sta accadendo? Che stiamo introducendo sui veicoli dei sistemi di sicurezza avanzati, sempre più spinti, che ci servono a correggere e ad evitare gli errori comportamentali dell'uomo. Piano piano si arriverà, e adesso questo sembra pesante, ma è così, piano piano si arriverà alla sostituzione del conducente con dei veicoli a guida autonoma. Questo sta avvenendo gradatamente, perché adesso non volevo spiegarvi, non volevo entrare nel merito dei singoli ADAS. Mi sentite? Sì. Sì. Okay. Ah, va bene. Quindi dicevo... questi dispositivi di sicurezza servono a evitare gli errori umani, che sono appunto causa del 96% degli incidenti. Piano piano si arriverà alla guida autonoma, perché questi dispositivi di sicurezza avanzata, elettronici, che utilizzano dei dispositivi particolari, dei radar, telecamere, laser e sensori, servono a monitorare il traffico, individuare le strade, e entrano già a far parte della cosiddetta guida autonoma. La guida autonoma, sapete che è divisa in 5 categorie, parte da 0 per i veicoli che sono privi di ADAS, di dispositivi di sicurezza, fino ad arrivare al livello 5. Il livello 5 sarà quello in cui il conducente sarà completamente sostituito dall'elettronica, non ci saranno più il volante, non ci saranno i comandi per il conducente. Questo che cosa significa? Significa che si sta a livello mondiale, e nel nostro caso a livello europeo, si sta puntando alla sostituzione del comportamento errato dell'uomo. Si arriverà non così lontano alla situazione in cui i veicoli saranno condotti autonomamente dai veicoli che saranno interconnessi con le infrastrutture stradali. Questo sarà il livello 5 finale della guida autonoma. Lì ovviamente si prevede già che nasceranno dei problemi di sicurezza diversi, problemi relativi a che raggio, a toc toc, cioè, sì, lo immaginavo. Va bene. Vabbè, io ho voluto introdurre un argomento un po' particolare, dare anche un segno, secondo me, di speranza e di interpretazione di quello che sta avvenendo a livello tecnologico. La tecnologia sta cercando di entrare sul filo comune che è stato individuato, che è il comportamento dell'uomo alla guida, che è errato per mille motivi, per mille motivazioni, e quindi sostituendo l'elemento umano con l'elemento elettronico, una volta che sarà approvato a livello scientifico, tecnologico, e sarà certo, io sono convinto che in questo modo riusciremo ad abbattere drasticamente gli incidenti stradali. Con questo mi fermo prima che il Presidente mi richiami nuovamente. E buon lavoro. Grazie Fedele, grazie ancora. Ecco, io vorrei ritornare ad Angelo Frugeri, mi sente? Angelo, non ti sentiamo.
Angelo, non ti sentiamo. Pronto, Angelo? Pronto? Allora andrei sulla dottor... Pronto, dimmi. Ah, va bene, va bene. Allora ti metto... Lo metto in viva voce, dottor Frugeri, sì. Pronto? Ci sentiamo male, aspetta, ci sentiamo male. Pronto? Aspetta, fammi, ritelefonami ancora allora. Metti giù e mi richiami. Grazie. Scusate questo inconveniente, però dobbiamo far sì che tutti possano parlare. Pronto, Angelo? Sì, mi sentite? Sei in viva voce, puoi andare, puoi andare. Allora, cosa possiamo fare per ridurre gli incidenti? Sappiamo che i paesi del nord Europa sono stati i primi a valorizzare la mobilità autonoma del bambino, dell'anziano, quindi dell'utenza debole, e a sperimentare soluzioni per proteggere i percorsi casa-scuola, i luoghi più frequentati dagli anziani, in generale le zone residenziali, dove poi si svolge, diciamo, la vita di relazione, di vicinato. Dobbiamo agire per ridurre l'incidentalità stradale dell'utenza debole, dobbiamo agire sui tre pilastri che sono quelli canonici dell'infortunistica stradale: l'uomo, il veicolo e la strada, è stato già detto. Per quanto riguarda il veicolo, sappiamo che ci sono soluzioni tecnologiche di altissimo livello e che andranno sempre di più a ridurre l'influenza dell'uomo sul veicolo. Il veicolo potrà agire in maniera autonoma. E questo è il primo dato, quindi sul veicolo ci siamo e i miglioramenti tecnologici nei prossimi anni andranno in quella direzione. Per quanto riguarda le infrastrutture stradali, individuare una metodologia di pianificazione e gestione soprattutto delle aree urbane, perché sono quelle dove si verificano la maggior parte degli incidenti stradali e la maggior parte degli investimenti dei pedoni. Quindi l'altro pilastro su cui invece bisogna lavorare è proprio l'uomo, la testa dell'uomo. Da un lato lo facciamo noi come polizia stradale, lo fa l'arma dei carabinieri, lo fanno le polizie municipali quando andiamo a insegnare educazione stradale nelle scuole, che tra l'altro sappiamo che è obbligatorio, è prevista da una norma del codice della strada. Facciamo tante campagne di sicurezza stradale. Bisogna fare uno sforzo in più, bisogna arrivare alle autoscuole. Io, non so, ho un sogno, vedere la regione Emilia-Romagna impegnata in un protocollo con l'ufficio che raggruppa tutte le autoscuole dell'Emilia-Romagna per proiettare un video a coloro i quali devono prendere il documento di abilitazione alla guida, quindi fanno scuola guida, obbligarli a vedere un video della durata di mezz'ora su cui poi sul contenuto di questo video ci possiamo lavorare, proprio per far capire quali sono le problematiche che andranno ad affrontare. È stato detto prima, noi nasciamo pedoni, diventiamo ciclisti, diventiamo ciclomotoristi, diventiamo motociclisti, autisti, per poi in vecchiaia ritornare ad essere pedoni. Sappiamo che siamo un paese che va in quella direzione, cioè gli anziani aumenteranno sempre di più, quindi l'utenza debole andrà protetta in misura maggiore. Se consideriamo che gli anziani hanno capacità visive ridotte, capacità uditive ridotte, sono lenti nei movimenti, dobbiamo tener conto di tutti questi fattori. Concludo dicendo, dando dei dati che forse nessuno conosce, al di là di quelli che sono i dati sull'infortunistica che l'osservatorio raccoglie in maniera puntuale, precisa e completa. Riguardano i nostri dati, quelli della polizia. Nel 1981, anno storico,
la riforma della Polizia di Stato si è passati da un a status militare a un regime a status civile. Abbiamo avuto solo per incidente stradale 400 morti. Di questi 400 morti, 200 morti sono solo della Polizia Stradale, investiti mentre si trovavano sul luogo di lavoro per rilevare un incidente o per fare dei controlli. Se considerate che l'intera Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale conta circa 110.000 uomini e la specialità Polizia Stradale ne rappresenta il 10%, quindi siamo circa 10.000, questo vi fa capire che anche noi siamo bravi a guidare, ma quando scendiamo dal veicolo diveniamo utenza debole anche noi, e gli investimenti sono la nostra prima causa di morte. Ho concluso. Grazie, grazie Frugeri, grazie comandante. Mauro, scusate un attimo solo, abbiamo già in essere un protocollo d'intesa con le autoscuole, fare parlare Baraldi dell'UNASC, se credi, scusate. Un secondo solo, volevo dire che accettiamo questa proposta, vediamo di svilupparla, come ha detto adesso la Orsi, abbiamo una convenzione con le autoscuole, e adesso io passerei la parola alla dottoressa Monica Vaccaro, viceprefetto aggiunto della prefettura di Rimini. C'è ancora? Buongiorno, vi porto i saluti e i ringraziamenti del prefetto di Rimini, dottor Forlenza, per l'invito a questo incontro, e pregiatissimo incontro. Io semplicemente vorrei evidenziare quanto sia importante, alla luce anche di tutti gli interventi precedenti, lo studio sempre più dettagliato, lo studio tecnico-scientifico del fenomeno dell'incidentalità stradale, per due ordini di ragioni. La prima ragione è di carattere, se vogliamo, precauzionale, atteso il carattere supremo dei beni che vengono coinvolti dal fenomeno dell'incidentalità stradale, e in questo senso, come dire, lo studio scientifico ci permette poi di incidere su quelli che sono i fattori infrastrutturali, comportamentali che causano la maggior parte appunto dei nostri incidenti. Caso vuole che proprio lunedì qui in prefettura si è tenuto l'incontro dell'Osservatorio sull'incidentalità stradale in seno alla conferenza permanente che si tiene appunto in prefettura, e proprio in quell'ambito ho potuto rilevare una ottima pratica, best practice, che si svolge qui in Emilia Romagna, ovvero il fatto che la piattaforma regionale da cui la provincia e conseguentemente anche tutte le polizie locali attingono i dati relativi agli incidenti con lesioni è una piattaforma comunque ben strutturata, che ci consente di fare poi un monitoraggio trimestrale e poi di redigere quella che è la relazione annuale dell'osservatorio appunto sull'incidentalità stradale. E poi dal punto di vista poi degli incidenti con mortali abbiamo concordato di redigere un polizia stradale che ci consenta di avere un dettaglio di quelle che sono le cause degli incidenti appunto con mortali, tenuto conto che anche in sede di osservatorio che si è tenuto lunedì sicuramente è stato fatto rilevare come il maggior numero di incidenti coinvolga pedoni, ciclisti e anche il nuovo fenomeno appunto dei monopattini. Ma poi lo studio tecnico scientifico dell'incidentalità, a mio avviso, ho colto, la mia attenzione si è fermata su quel passaggio dalla visione egocentrica della strada alla visione dell'autoresponsabilità consapevole della strada, non soltanto dal punto di vista precauzionale, ma anche dal punto di vista repressivo, cioè nel senso che anche alla luce di quella che è la giurisprudenza penalistica degli ultimi anni, si chiede
a colui che si avvale della strada per le più variegate ragioni, non soltanto di adottare un comportamento diligente, ma anche di prevedere, in un certo qual modo prevenire il comportamento negligente altrui. E allora quel passaggio dalla visione egocentrica alla visione dell'autoresponsabilità consapevole, per me, a mio avviso, passa anche per quello studio tecnico-scientifico che consenta ai pedoni, a tutti gli utenti della strada di poter conoscere in anticipo e quindi poter prevenire e prevedere quelli che sono i comportamenti negligenti altrui sulla base, quindi valorizzando non soltanto quelle che sono le leggi scientifiche di causazione di un determinato evento, ma anche il dato esperienziale, in modo tale che anche dal punto di vista della repressione i cittadini sappiano cosa si trovano ad affrontare quando sono appunto sulla strada. Vi ringrazio. Grazie dottoressa, grazie, grazie tantissime. Oggi abbiamo in regione... Ma non ha fatto il toc toc? Perché è stata brava la dottoressa, è stata brava lei. E, diciamo, ritorno al discorso di prima, la regione Emilia-Romagna ha un'area di coordinamento di tutte le polizie locali, quindi dirige poi i progetti innovativi. Oggi abbiamo la fortuna, e appartiene poi al gabinetto del Presidente della Giunta, la dottoressa Samantha Arsani, a cui vorrei dare la parola perché praticamente è la coordinatrice di tutte le azioni che vengono fatte, diciamo, sul nostro territorio regionale dalle polizie locali. Prego, Samantha. Buongiorno a tutti. Sì, mi occupo in particolare di quanto riguarda le attività delle polizie locali, che hanno a che fare con la relazione con i cittadini, con l'innovazione e quindi anche con le campagne di tipo informativo e comunicativo. E vi dico soltanto che mi fermerò a sottolineare un concetto che per noi è un faro delle nostre politiche, anche perché sono terrorizzata dal toc toc di Mauro, quindi andrò rapidissima e vi lascerò spazio a tutte le altre persone che sono in elenco. Scusate, ma sento un rumore, non credo di essere io. Potete spegnere i microfoni, grazie. Grazie, scusatemi. Volevo dire che mi richiamo a un concetto fondamentale per noi, per le politiche regionali, che è quello citato dall'assessore in apertura, cioè la prevenzione. Perché se è vero che per le polizie locali il tema della sicurezza stradale è senza dubbio un tema di vocazione, di istituto, lo sappiamo bene, e preferisco concentrarmi su il tema della prevenzione, sul ruolo che le polizie locali hanno da questo punto di vista. E lo faccio con un numero e poi con due parole. Le nostre polizie locali entrano nelle scuole per una quantità di ore non irrilevante. Il dato che abbiamo relativo al 2019 è quello è di una circa 20.000 ore l'anno di presenza delle polizie locali all'interno delle scuole. E se vogliamo considerare i ragazzi, mi focalizzo soltanto su quello e non su tutto il resto delle attività, non solo come utente debole, ma anche come vero amplificatore di una educazione all'uso consapevole della strada in primis, ma in generale all'uso della capacità di essere dei bravi cittadini, perché le nostre polizie locali entrano nelle scuole con un raggio di richieste da parte degli istituti scolastici stessi molto più ampio del codice della strada, allora io credo che questo sia un valore inestimabile. E entriamo nelle scuole come polizie locali per insegnare ai ragazzini a stare sulla strada, ma sono poi i ragazzini a essere i principali veicoli nei confronti dei genitori. Ci sono alcune esperienze bellissime che vanno dai pedibus in collaborazione con le altre istituzioni degli enti locali, ma anche alle finte multe che in alcuni comandi si sono inventati, che i ragazzini vanno a distribuire ai genitori, e posso testimoniare, ce li ho in casa e vengo redarguita ogni volta che commetto un'infrazione alla guida dalle mie ragazze, quindi è sicuramente un veicolo efficacissimo e noi su questo crediamo di dover investire molto.
E, oltre a questo, il tema Covid è rientrato questa mattina ovviamente presente in tutti gli interventi e ci tengo a sottolineare come abbiamo cercato anche quest'anno di fare uno sforzo per permettere alle nostre polizie locali di essere presenti. Quindi è stato istituito un gruppo di lavoro dedicato degli operatori che lavorano nelle scuole per la prevenzione, per la sicurezza stradale e hanno cercato di sviluppare delle strategie che permettessero anche in questo frangente di entrare in contatto. E quindi sono state fatte video lezioni, collegamenti in DAD durante i periodi di lockdown l'anno scorso e delle varie quarantene quest'anno, sono state fatte delle video, dei video che sono stati veicolati attraverso i canali ufficiali di social media. Quindi le strategie, anche se non sono quelle che permette il lavoro in presenza, sono state attuate, perché noi siamo convinti, e la legge regionale di coordinamento delle polizie locali, così come è stata riformata nel 2018, afferma e come dire ribadisce in modo convinto, è che la polizia locale, gli operatori di polizia locale, per noi sono dei professionisti della sicurezza, ma sono parte della comunità, e questo è il valore che cerchiamo di portare avanti in tutte le nostre attività. Mi fermo e lascio la parola agli altri colleghi. Grazie, grazie dottoressa Sani, grazie. Passiamo la parola, si parla tanto di scuola, di scuole, cosa si fa nelle scuole, cosa fa l'osservatorio, cosa fanno le polizie locali, cosa fanno le polizie stradali. Allora sentiamo un po' dall'ufficio scolastico regionale la professoressa Giuliana Zanarini, se è ancora in collegamento. Certamente, sono in collegamento. Buongiorno dottoressa, buongiorno. A lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti, porgo i saluti del direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna, Stefano Versari, che ringrazia per l'invito di questo incontro che rappresenta sicuramente un momento importante. Ringrazio anche l'organizzazione che a questo punto mi colloca al punto giusto, diciamo così, a seguito degli interventi appena, tra l'altro, al quale mi ricollego appena esposti dalle precedenti. Allora, la scuola, come è stato detto, è un luogo di prevenzione per, diciamo così, per eccellenza, è un luogo di educazione, di formazione in una prospettiva trasversale. E mi piace ricollegarmi alle parole che sono state dette in precedenza a me, cioè comunque fiducia, è stato detto, speranza, cultura della prevenzione e dell'educazione. Educare significa portare fuori il meglio dei ragazzi, no? In una prospettiva che va oltre, ovviamente, e che va al di là. Il direttore generale, tra l'altro, è appena uscito con una pubblicazione che si chiama La scuola della nostra fiducia, che mette in evidenza l'aspetto positivo, educativo e di crescita in una prospettiva trasversale. La prevenzione e l'educazione oggi è importante che sia trasversale. Siamo qui in tanti perché è la scuola non da sola che agisce, ma agisce attraverso appunto la collaborazione, la rete. Ma è anche vero, e qui ci teniamo un attimo a mettere in evidenza alcune parole chiave, che l'educazione adesso, in quanto trasversali, hanno un focus che non è più solo ed esclusivamente per dire all'uso consapevole dei social, stop, all'uso all'educazione stradale, stop, all'educazione fisica, stop, all'educazione alla salute, stop, cioè quindi interagiscono insieme. Attraverso un'educazione alla vita, è stato detto, no, da diversi interlocutori, quindi la vita. L'osservatorio e le azioni che voi avete realizzato in collaborazione con tutti qui presenti è stata eccelsa. Il focus della prevenzione nella scuola ha avuto un luogo di cultura, un luogo di fiducia. Varie le attività che avete svolto, che sono state svolte e che hanno anche messo in evidenza come appunto l'educazione sia, l'educazione sia trasversale, nel senso che dia consapevolezza, no? Dia consapevolezza ai nostri ragazzi e vadano nella fondamentale acquisizione di una, è stato detto, responsabilità, le chiamo le R, responsabilità, rispetto, regole, è stato detto anche da Giovannini, repressione, ma in un'ottica sicuramente costruttiva, questo per noi è veramente importante, e soprattutto anche in questo tempo Covid, che è stato comunque un tempo in cui è stato messo in evidenza la scuola c'era, cioè la scuola anche attraverso le azioni è vero a distanza, quindi attraverso strategie diverse,
c'era, è stata e c'erano le forze dell'ordine che sono venute insieme a noi, appunto la polizia locale, che hanno agito con i nostri ragazzi, quindi si è andato avanti. E, i programmi sono stati svolti, non voglio il TikTok o il TikTok, quindi cerco di accelerare, nel senso che l'ufficio scolastico regionale lavora attraverso i vari uffici di ambito territoriali qui rappresentati, perché come sapete appunto l'osservatorio ha agito anche attraverso i vari territori e le varie province. Qui con me vi è non a caso il collega Luciano Selleri, che si occupa, che è referente dell'educazione fisica e sportiva dell'Emilia Romagna, che ha seguito in modo, diciamo così, esatto, me l'aspettavo, che ha seguito il tema al quale cedo un eventuale toc toc veloce se vuole aggiungere due parole. Se abbiamo tempo per dare modo a tutti di parlare, dottoressa, casomai nel secondo intervento. Va bene, no, era comunque grazie, per dire che eravamo in due in rappresentanza. Come voi vedete siamo in tantissimi. E diciamo dopo la dottoressa passiamo all'università. E abbiamo un amico, il dottor Roberto Battistini, che è il Mobility Manager dell'Università di Bologna, quindi ha un compito importantissimo. Cosa fa l'università per gli utenti deboli? Non vedo dottor Roberto Battistini. Allora, a questo punto passiamo all'ARPAE, che è rappresentata dalla Stefania Maria Bertolini, se c'è. Buongiorno, sì, sono qua, buongiorno. Prego, Arpa. Salve, buongiorno. Allora, intanto vi specifico velocissimamente chi sono e cosa facciamo, nel senso che non tutti magari ci conoscono. Allora, siamo un centro tematico regionale sull'educazione ambientale e alla sostenibilità, che è governato da una legge regionale antichissima e da una serie di programmi triennali che mettiamo in atto attraverso i finanziamenti regionali con la rete dei centri di educazione alla sostenibilità che abbiamo accreditato come regione su tutto il territorio regionale. E, il compito che abbiamo noi è quello di mettere in campo dei progetti di sistema regionali e a questo mi riaggancio perché sono d'accordo con tutto quello che è stato detto fino adesso. Nel senso che l'educazione, dal nostro punto di vista, non riguarda specifiche tematiche, ma è l'educazione in sé che ha senso. E quindi tutti i progetti di sistema noi li integriamo con i territori e con tutti gli stakeholder a seconda del progetto che mettiamo in atto. Velocemente per farvi capire questo, io mi occupo di educazione ambientale e sostenibilità da 30 anni con dottorati, master, eccetera, eccetera. Sull'aspetto della mobilità io voglio concentrarmi su un'attenzione a una particolare sezione di utenti deboli che sono proprio gli scolari, i bambini e i ragazzi che vanno a scuola, e quindi sulla mobilità sostenibile casa-scuola che dal 2010 abbiamo attivato come progetti con tantissime azioni che hanno intrecciato sempre e comunque gli aspetti educativi, comunicativi, della sicurezza e della progettazione di piccole azioni infrastrutturali insieme ai vari servizi regionali. Attualmente, dall'anno scorso, proprio a causa della pandemia, a causa di tutto quello che è stato detto fino adesso, anch'io non voglio il toc toc, abbiamo in accordo e insieme alla Regione e precisamente assieme all'assessore Corsini, all'assessore Priola e all'assessore Salomone messo in campo un documento di proposte molto specifiche, molto dettagliate e anche avallate dalla prevenzione dell'ASL regionale per far capire e far vedere come sia possibile mantenere i pedibus, i bicibus e comunque un'azione integrata sul territorio con anche tutte quelle possibilità infrastrutturali che sono state aggiunte al codice della strada a partire da settembre dell'anno scorso, in modo da evitare proprio quello che si è visto succedere in diversi territori, che è l'uso di una mobilità individuale prevalente. E questo è assolutamente fondamentale riuscire a sradicarlo.
Da questo punto di vista, queste proposte, questo documento di proposte è disponibile ed è un documento che noi stiamo utilizzando come documento aperto in itinere, che raccoglierà tutte le sperimentazioni che sul territorio regionale stiamo facendo in collaborazione con tutte le strutture qui presenti, tra l'altro, perché con i vigili urbani collaboriamo tantissimo a livello dei vari territori, con i carabinieri. Con Mauro ovviamente abbiamo fatto un sacco di cose, dalla campagna Siamo Nati per Camminare, che sono 10 anni che va avanti, quindi tantissime azioni, tantissime attività. E la cosa fondamentale è incrociare tutte queste attività e mettere al centro appunto gli utenti deboli, che nel nostro caso particolare riguardano proprio le mobilità a casa scuola, che può essere davvero incentivata con tantissime piccole azioni. Ok, a questo allora finisco, la proposta la trovate sul sito, se voi andate sul sito di ARPAE, tra i temi ambientali c'è educazione e sostenibilità, e vi invito a iscrivervi o a partecipare a una serie di incontri che abbiamo proprio incominciato a fare da ieri, a seguire quelli dell'osservatorio, perché ci sembrava molto importante, che sono proprio concentrati sulla mobilità casa-scuola a 360 gradi, da tutti i punti di vista. Ieri abbiamo avuto Lanna Donati e Carlos Moreno da Parigi, per cui vi invito ad andare a vedere e a partecipare, perché vorremmo ampliare le collaborazioni il più possibile. Grazie mille a tutti. Grazie. Battistini, ci sei? Battistini, Università di Bologna. Niente. Allora, passiamo all'ACI, all'avvocato Federico Bendinelli, che è presidente dell'Automobile Club di Bologna e anche componente del Consiglio Generale del Comitato Esecutivo dell'Automobile Club d'Italia, e lo sappiamo vicino all'educazione stradale, praticamente l'ACI ha lavorato con noi in tante campagne e continuerà a lavorare. Prego, avvocato. Sì, ti ringrazio, perché in effetti per l'ACI il tema della sicurezza stradale è un tema essenziale, è un tema principale. Naturalmente noi siamo per lo sviluppo della circolazione stradale, anche e soprattutto individuale, perché come è stato già detto in precedenza è un fatto di essenziale libertà della persona, ma in maniera che questo esercizio della libertà con la possibilità di mobilità personale si svolga nella maniera più fluida possibile, ma soprattutto nella maniera più sicura possibile e con rispetto anche di quello che è il doveroso rispetto per l'ambiente, quindi rispetto per le persone, rispetto per l'ambiente. Per quanto riguarda la sicurezza stradale, naturalmente quello che noi, su cui noi insistiamo sempre, è il massimo rispetto delle regole della circolazione stradale da parte di tutti gli utenti della strada. È per questo che noi facciamo anche queste varie campagne di educazione stradale con le scuole a vari livelli, con vari tipi di manifestazioni, per le quali appunto ci avvaliamo anche del prezioso contributo dell'amico Dodi Battaglia come testimonia. Ma al di là di questo bisogna anche che soprattutto quelli che sono gli utenti più deboli della strada abbiano la responsabilità e la consapevolezza di muoversi essi stessi, pensando in maniera particolare alla propria sicurezza, alla necessità di comportamenti di sicurezza, proprio perché sono gli utenti più deboli. Quindi soprattutto anche loro devono rispettare rigorosamente le norme del codice della strada. Oggi per esempio, con questo grande sviluppo della mobilità ciclistica o dei monopattini, noi vediamo purtroppo tante volte che questa mobilità avviene senza un rigoroso rispetto delle norme della circolazione stradale, andando contromano. Di notte le biciclette, il 90% delle biciclette non hanno le segnalazioni luminose, non hanno i fanali. Tutte queste sono situazioni che mettono a rischio soprattutto l'incolumità di questi utenti della strada, che devono essere rispettati dagli automobilisti, dai motociclisti, ma devono soprattutto loro rispettare se stessi adoperando queste regole della circolazione. E credo che sotto questo profilo la classe politica abbia un ruolo importante, perché i politici, quando fanno le regole della circolazione a tutti i livelli,
dovrebbero sempre agire in maniera assolutamente razionale e non ideologica, invece spesso l'ideologia faggio sulla razionalità, e prevedere anche tutti quelli che sono gli strumenti di sicurezza passiva personale. Per esempio, io ho molto apprezzato, anche se ovviamente la cosa poi non stava in piedi giuridicamente, l'iniziativa del Comune di Firenze di stabilire l'obbligo del casco, no? Anche per, poi sappiamo benissimo che questa disposizione è stata annullata dal casco perché i singoli comuni non possono derogare le norme del codice della strada, però bisognerebbe che a livello nazionale il legislatore, nel momento in cui giustamente sviluppa la possibilità di questo tipo di circolazione debole e ecologica, stabilisca anche le norme di sicurezza per gli utenti più deboli della strada. Questo secondo me è un punto fondamentale sul quale l'Automobile Club d'Italia è molto impegnato a tutti i livelli. Grazie Federico. E siamo molto d'accordo, mi permetto di dirlo anche come osservatorio su quanto riguarda Firenze, anche se il TAR lo ha bocciato, ma mi risulta da Firenze che ritorneranno all'attacco specificando meglio, diciamo, è una copertura il casco che secondo noi serve a tutti e non solo ai minorenni. È fondamentale. Ecco, io vorrei adesso passare la parola a Lunasca, al Marco Baraldi che ci accompagna in tante campagne e ha sentito anche la proposta della stradale. Che cosa ne pensa Lunasca? Allora, buongiorno a tutti. Intanto Mirko Baraldi, non Marco, ma va bene. Scusa. Non voglio rubare secondi al mio intervento e all'intervento degli altri. Allora, intanto di nuovo grazie per l'invito. Queste iniziative sono sempre assolutamente molto valide per coordinare e migliorare gli interventi di tutti, credo. Noi come autoscuole, io sono coordinatore regionale per l'Emilia Romagna, siamo assolutamente d'accordo a iniziative che vadano a sensibilizzare una fascia trasversale di utenti, quindi dai bambini, dai ragazzini, fino anche alle persone decisamente più grandi, magari al momento del rinnovo della patente. Le collaborazioni con l'osservatorio sono sempre state molto valide, ne abbiamo altre in atto e siamo assolutamente aperti e come dire, collaborativi con l'idea della polizia stradale. Noi già, riprendendo anche quanto detto dall'ingegner Fedele, spieghiamo l'utilizzo e il funzionamento di questi ADAS, di questi dispositivi che sui nuovi veicoli sono presenti, però ovviamente, come dicevo prima, bisogna muoversi in modo assolutamente trasversale, quindi queste cose possono interessare chi ha già l'auto, chi ha già la patente, sensibilizzarli per, nel momento in cui si acquista un nuovo veicolo, fare in modo di fare una scelta che preveda anche l'installazione di questi dispositivi. Ma ribadiamo il concetto, il fattore umano è fondamentale. I nuovi tipi di esami che si svolgono già da qualche anno sono finalizzati a migliorare le competenze dei futuri conducenti, sia per quanto riguarda chi si approccia alla patente della moto o del ciclomotore, piuttosto che ovviamente quelli che vogliono conseguire la patente dell'autovettura e anche i conducenti professionali, perché le autoscuole hanno un ruolo di formazione anche professionale, quindi per quanto riguarda il conseguimento della carta di qualificazione del conducente, per quanto riguarda il rinnovo di questo documento molto importante, e quindi dove vengono trattati tutte nuove evoluzioni normative, ma anche le innovazioni tecnologiche. Vado a citare solo il fatto che sugli autocarri, gli autocarri sono stati tra i primi a sviluppare il sistema di frenata automatica, autonoma, diciamo, quindi il controllo del rispetto della distanza di sicurezza. Tramite la Bosch e la Mercedes vennero fatti sviluppati dei sistemi, dei radar che permettevano
di far frenare automaticamente il veicolo. Quindi in genere lo sviluppo di queste tecnologie passa prima dal settore dell'autotrasporto e poi viene mutuato, riportato, adattato anche nel settore delle automobili. Noi siamo i formatori per eccellenza, siamo riconosciuti dal codice della strada, dobbiamo e vogliamo mantenere le collaborazioni che abbiamo in atto e quindi a maggior ragione anche quelle con tutti quelle le realtà coinvolte in questo bellissimo webinar che stiamo facendo. Evito il toc toc, quindi mi fermo. Grazie. E io mi ha sentito parlare prima di assicurazioni mancanti, insomma, di questo periodo un po' difficile. Allora la parola al dottor Vedovi dell'ANIA, che ci dirà un po' come va il mondo assicurativo. Prego, Vedovi, ci sei ancora? No, non mi risponde Vedovi, quindi... No, ci sono, Presidente. Ah, prego, Vedovi, puoi andare. Collegavo il microfono, buongiorno. La domanda è questa, insomma, in poche parole hai sentito parlare di assicurazioni mancanti e pirateria che aumenta sulla strada, poi si va a vedere perché manca l'assicurazione, come va il mondo assicurativo? Beh, questo è un tema molto importante, perché purtroppo abbiamo riscontrato che ogni anno circa 2 miliardi di euro sono evasi, insomma, di auto che dovrebbero essere assicurate e circolano non assicurate. Calcoliamo che su questi 2 miliardi di euro quasi 600 milioni sono di fiscalità, insomma, quindi è un danno per tutta la collettività e non solo per le compagnie d'assicurazione. Quindi da tempo, insomma, anche in collaborazione con le forze dell'ordine, in particolare con la polizia stradale con cui abbiamo un progetto, stiamo lavorando proprio sul tema dei controlli. E abbiamo visto, insomma, che in un anno la percentuale che noi abbiamo fatto di verifiche tramite sistemi elettronici e su strada ci dice che tendenzialmente noi attualmente siamo intorno ai 7 milioni di controlli fatti in un anno e mezzo con i sistemi elettronici. E su questi circa il 2,5% non è assicurato. Insomma, la cosa è particolarmente grave perché queste sono auto che proprio circolavano su strada, quindi erano in giro senza assicurazione. Noi stimiamo insomma che i veicoli senza assicurazioni siano oltre 2 milioni a livello nazionale. È chiaro che poi una quota di questi magari appunto non circola perché sta nei depositi piuttosto che nei garage o nei piazzali. Quelli che noi invece abbiamo intercettato tramite i controlli della polizia, insomma, erano proprio circolanti, quindi il problema è grave e, come è stato detto anche precedentemente, poi per le vittime che subiscono un incidente da veicoli non assicurati, chiaramente c'è tutto un iter burocratico complicato e comunque anche se esiste il fondo di garanzia vittime, ovviamente magari i risarcimenti non sono al livello rispetto a quelli di una copertura assicurativa con massimali previsti più elevate. Insomma, ecco, questo è uno dei temi su cui si sta molto, molto lavorando e si sta facendo contrasto. Temiamo tra l'altro che adesso a livello di pandemia, con anche un discorso di difficoltà economica, stiamo monitorando se questa percentuale di non assicurati sta crescendo, ovviamente, perché purtroppo il costo della polizza, insomma, soprattutto in alcune aree del paese incide abbastanza per chi ovviamente ha dovuto ridurre l'attività lavorativa oppure ha dovuto ricorrere solamente ai ristori, e pagare anche un premio assicurativo diventa un problema, e per questo stiamo attenzionando anche questo fenomeno. E purtroppo sembra che la situazione sia in leggero peggioramento, tant'è vero che dalle prime statistiche abbiamo visto che nel corso del secondo semestre, in particolare del 2020, questa percentuale di veicoli non assicurati sia salita intorno allo 0,5. Insomma, ecco, questi sono un po' i dati che abbiamo raccolto. È chiaro che sono stime e statistiche, diciamo, non precisissime, però a noi ci danno un trend, e per questo stiamo chiedendo anche a livello istituzionale di aumentare quello che sono i controlli. Tra l'altro abbiamo visto che anche i veicoli, il, cont-
controllo che utilizziamo con questi sistemi elettronici e anche sulla revisione, c'è anche una percentuale molto elevata di auto non revisionate che circolano, però qui incide probabilmente tutte le proroghe che sono state fatte, insomma, ecco, quindi su questo dato abbiamo visto che anche questo è in peggioramento, però riteniamo che sia fisiologico il fatto delle proroghe date per le questioni ovviamente di problematiche alla motorizzazione piuttosto che di difficoltà di spostamento dovute ai DPCM, insomma questa è un po' l'ultima situazione che abbiamo monitorato. Grazie Vedovi, grazie, sempre bravissimo nel darsi i numeri e di questa situazione assicurativa. Io parlerei adesso con la FIAB. È presente Nevio Senni, coordinatore regionale? Nevio Senni, non lo sento. Sono qua. Ah, ecco Nevio Senni, buongiorno. Buongiorno. Cosa ne pensa la FIAB di questa situazione pandemica, ma non solo pandemica, anche rivolta all'utenza debole, ecco? Ma io sono rimasto sconcertato da tutti questi interventi, perché sentendoli così si sembra che vivendo in un mondo ideale che tutti quanti fanno qualcosa per la sicurezza stradale, ma ad oggi poi alla fine concretamente noi che andiamo in bicicletta ci troviamo nella parte finale, cioè come utenti deboli, quindi ci rimettiamo le penne, siamo noi. Detto questo, che è una piccola nota di dolore, cioè cosa facciamo? Noi siamo convinti di un paio di cose. Intanto la riduzione della velocità, è uno degli slogan nostri, è più biciclette, meno velocità e quindi meno incidenti. Su questo ci stiamo battendo tutti quanti i livelli e portiamo anche nelle scuole questo concetto, nelle scuole con i bambini, cioè quando la polizia stradale, indubbiamente nei vari livelli di polizia, fa i suoi corsi, ha indubbiamente una visione globale. Noi quando andiamo educhiamo i bambini a come ci si comporta in bicicletta, quindi una piccola nicchia, ma è fondamentale per lo sviluppo futuro delle classi che poi dopo diventano utenti stradali, con tutti i vantaggi e svantaggi. Gli svantaggi chiaramente sono sempre molto deleteri, perché quando c'è un incidente, bene che vada, c'è un infortunio elevato. Cosa abbiamo anche? Abbiamo che a livello pandemico abbiamo fatto anche delle iniziative dove abbiamo tentato di spostare dalla macchina alla bicicletta i percorsi brevi. Cioè è noto che nell'arco di 5 km il mezzo più vantaggioso è la bicicletta. Tenendo conto che le temperature aumentano, quindi questo è un lato negativo da un certo punto di vista, ma favorisce l'utilizzo della bicicletta in questo secondo caso, stiamo tentando di spostare in tutti i modi una certa utenza, partendo da quelli piccoli, quindi dalle scuole, quindi facendo della campagna casa-scuola, casa-lavoro, in bici a fare la spesa, quindi delle campagne che stiamo portando avanti, e quindi la sensibilizzazione la stiamo dando. E piano piano vediamo che c'è un aiuto, ci stanno venendo nell'incontro e stanno capendo che questo è fondamentale. Poi abbiamo il discorso dei monopattini. Ho sentito il discorso dei monopattini, penso che dopo di me ci sia l'intervento di questo rappresentante. È un oggetto sconosciuto, perché è nato, oddio, c'è sempre stato, ma quello elettrico è nato così, ha avuto questo sviluppo notevolissimo, soprattutto nel noleggio, che però è stato assimilato in un modo più o meno giusto alle biciclette, quindi il comportamento stradale con le biciclette. Però vediamo che non è così. Mi raccomando, spegnete i microfoni quando parla qualcuno. Prego, Nevio. Il monopattino vive un sistema simile che è il limite tra il gioco e lo spostamento di mobilità in senso stretto, sempre tenendo conto di quella range di 4-5 km. Quindi se venisse usato bene sarebbe sicuramente vantaggioso. Perché? Perché toglie dell'utente dalla macchina. Quindi tutto quello che si sposta che non sia la macchina non lo vediamo favorevole. È chiaro che va codificato forse un pochettino meglio, non equiparato solamente alla bicicletta, perché ha delle esigenze sue. Cioè quelle rotine piccole quando le vedi in strada ci fanno paura, perché le buche, tu pigli la buca e quello lì cade. E nulla, cioè io ci avrei tantissime altre cose da aggiungere, però
non voglio avere il pop toc. No, no, ma al momento mi fermo e se c'è qualcosa da aggiungere, qualche domanda. La FIAB è stata, sempre chiara in questi webinar, assolutamente. Ecco, si sente parlare dei monopattini, come diceva prima il presidente del regionale della FIAB. Passiamo la parola a Mosca. Mosca, avrai 4 minuti perché i tempi stringono, non possiamo andare oltre l'una. Quindi Mosca, mi raccomando. Ce li facciamo bastare. Grazie, allora, ciao. Grazie. Allora, innanzitutto buongiorno a tutti e grazie al Presidente per averci dato questa possibilità di intervenire. MEB, siamo un gruppo che è nato nel 2018, monopattini elettrici, ci muoviamo in ambito di ecosostenibilità. Perché il monopattino? Collegandomi all'intervento del signor Senni, col quale concordo al 99%, discorso di velocità, riduzione di incidenti e lavorare tanto sui giovani nelle scuole, proprio per dare, logico che il monopattino elettrico deve seguire delle regole, siamo equiparati al mondo delle bici, anche se effettivamente ci sono prerogative diverse, sia tecniche che di fruizione. In questo momento l'equiparazione ci permette di muoverci in un certo contesto, anche se realmente veniamo abbastanza riconosciuti come problema e non vederne il contesto. Il contesto qual è? Il problema forse non è tanto il monopattino, come in tutti i casi, ma il suo fruitore. Se non so come si utilizza un mezzo, sono un pericolo e creo pericolo a me e agli altri. Detto questo, abbiamo la fortuna come monopattini di avere tanti esempi nelle realtà europee che ci circondano, di anni e anni di esperienza. Quindi da lì sarebbe bello e utile poter prendere degli spunti per veicolare meglio il mezzo su strada, che questo voglia dire percorsi protetti, meglio segnalati, più tutelati da una supervisione umana, come in alcuni casi si vede in altri stati. Da noi sicuramente l'utilizzo del monopattino permette un ottimo recupero di tempi, un sostenimento di costi inferiori. Io penso solo alla benzina piuttosto che ai parcheggi in centro, la possibilità di regolare molto meglio la viabilità. Casco e assicurazioni, una nota dolente importante. Io vengo dal mondo moto, quindi casco secondo me e secondo tanti è fondamentale. Bisogna che ci sia una regolamentazione chiara, anche perché ad oggi si parla di monopattini come di arriva quel pazzo sulle due ruotine che va veloce e crea incidenti. Ne abbiamo visto uno da poco a Torino, un SUV ha investito una donna in monopattino, l'ha uccisa e sembra che il problema sia il monopattino che si è fatto investire. No, non è proprio così. Quindi ci sono delle peculiarità a cui dare attenzione un pochino più importanti. Noi vediamo molto che considerano il monopattino pericoloso perché va veloce e quindi deve avere meno potenza. Sì, limiti di velocità, ma la potenza può aiutare la persona di 100 kg a fruire meglio del mezzo anziché quello che ne pesa 50. Ci piacerebbe sicuramente 10 secondi e poi chiudo, di poter avere un confronto maggiore tra istituzione e gruppi, giusto per potersi interfacciare e poter dare a tutti una visione più chiara e più reale del mezzo. Chiuso. Mosca, io rubo invece 2 secondi per dire la risposta che ha dato il monopattinista che era in tangenziale a Bologna, dicendo alla polizia stradale: ah, perché non si può andare in tangenziale? Chiudo con questa battuta, chiamiamola battuta, ma ci sarebbe da dire molto, e c'è una rappresentante dei motociclisti italiani che ci ha seguito per tutte le puntate. Io la voglio ringraziare tantissimo, è la dottoressa Fabri a cui do la parola. I motociclisti, cosa ne pensano di questa mobilità dolce? Fabri. Allora, buongiorno a tutti, sono Monica Fabri, come ha detto giustamente il dottor Sorbi, faccio parte della Commissione Educazione Stradale della Federazione Motociclistica. Essendo responsabile dell'Emilia Romagna, ringrazio
lo ringrazio tanto del suo invito, perché ho avuto modo di fare un quadro più approfondito provincia per provincia delle varie peculiarità che ognuna ha. Noi come Commissione Educazione Stradale ci interessiamo di attività nelle scuole tramite, in questo periodo particolare, con progetti ministeriali in DAD, tipo mettiamo in moto la sicurezza, e grazie anche alla collaborazione così fervida dell'osservatorio portiamo avanti progetti sia a livello scolastico che di guida pratica. Questi progetti ovviamente si svolgono tutti nella zona in tracciati particolari, e soprattutto nella zona di Bologna, con progetti strutturati che coinvolgono sia ragazzi in età scolare che i diversamente giovani, in confronto ed educazione a quelle che sono le norme del codice della strada, un refresh e una collaborazione tra adolescenti ed adulti. Quindi in queste attività scolastiche cerchiamo di sensibilizzare i ragazzi ad essere loro portatori di sicurezza, e da istruire i propri genitori, nonni e conoscenti di quelle che sono le nuove norme e i nuovi comportamenti educati. Questo sia come motociclista che come utente della strada per lavoro. Molti adulti si rimettono in strada con nozioni vecchissime e senza magari quello che può essere una serie di accorgimenti che potrebbero nella congestione del traffico stradale risolvergli i problemi di eventuali incidenti. Top. Finito. Bene, allora passiamo. C'è Andrea Oppici della Croce Rossa Italiana? Pronti, siamo qua. Termini lei questo webinar, ci dia un po' le informazioni, cosa succede a questi pedoni, ciclisti, insomma, cosa ne pensate voi? Li andiamo a prendere un po' troppo spesso, diciamo, nel senso che essendo, insomma, parlo in rappresentanza dei nostri 15.000 colleghi, volontari, autisti e soccorritori di ambulanze, non solo, nel nostro oltre 50 sedi regionali. Andiamo un po' troppo spesso a recuperarli, non sempre in ottime condizioni, facciamo del nostro meglio, ma è ovvio che tra virgolette siamo stanchi, soprattutto quando ci troviamo davanti a giovani, quando ci troviamo davanti a davvero a vite spezzate di familiari, altro che in cui cerchiamo di fare di tutto e di più, quello che è umanamente possibile e oltre, però sappiamo, e in questo abbiamo lavorato tanto in questi anni, anche personalmente, che il lavoro parte dalla prevenzione, parte da una forte prevenzione. Io i primi ricordi che ho di prevenzione degli incidenti stradali è addirittura da bambino, quando si andava a fare i percorsi in bicicletta per imparare i cartelli stradali alle scuole elementari. C'era una realtà qui a Parma con la polizia locale che davvero ci metteva a disposizione biciclette e percorsi protetti in un parco, con come se fosse un piccolo ambiente stradale. Questo negli anni l'ho ripetuto come attività proprio perché mi era rimasta impressa, e quindi dico, ci sono così tante realtà e è così diffuso per tutto il nostro, per tutta la popolazione, dico dell'Emilia Romagna oggi, perché riveniamo questo senso di volontariato, questo senso di appartenenza a quella che è la sicurezza stradale. Allora cerchiamo di diffonderla sempre di più, cerchiamo di creare sempre di più una collaborazione multidisciplinare fra forze dell'ordine, strutture regionali, strutture del volontariato, in questa immensa risorsa che abbiamo nella nostra regione, e cerchiamo di fare il massimo. Oggi ho preso davvero tanti spunti, soprattutto sulla mobilità elettrica, sulla mobilità dolce, di cose da fare, non solo di progetti che potremmo sviluppare, ma di idee che sono oggi da mettere in pratica, sono da portare nelle scuole, sono da portare nelle realtà, in realtà di giovani che vediamo sempre più spesso, passatemi la parola,
sperduti, perché gli manca la scuola, gli manca la presenza e non sanno dove andare a passare la giornata. Almeno lo vedo qui a Parma con le, ormai le risse quasi sfortunatamente periodiche del sabato pomeriggio in centro. Allora, diamoci davvero da fare tutti, perché le risorse, le esperienze ci sono come volontariato, ci sono come istituzioni. Finito. E quindi davvero la disponibilità di Croce Rossa con tutte le sue sedi c'è stata e ci sarà sempre. Grazie a tutti. Grazie, grazie, grazie veramente. Io volevo adesso ascoltare però la voce di quella che è stata la moderatrice per tante volte che siamo collegati con tutte le province, perché io sicuramente non sono stato alla sua altezza, non ho la sua dimestichezza, però la voglio ringraziare perché è stata veramente una brava moderatrice. Laura, ci sei? C'è Laura? Grazie. Grazie. Eccola, eccola, eccola. Allora, un minuto per ringraziare tutti, poi dopo faccio il mio finalino. Grazie, sarò breve, sono entusiasta perché riuscire ad avere 60 persone in collegamento per un'ora e mezza è un grande successo e mi fa piacere che il successo sia dell'Osservatorio della Regione Emilia-Romagna, che è veramente virtuosa nel mettere insieme, come dicono quelli moderni, tutti gli stakeholder. Complimenti a tutti, avete messo passione e competenza insieme, il meglio del Made in Italy, buon proseguimento. Grazie Laura, grazie alla società Pirene e voglio finire, diciamo, abbiate la pazienza chi ci è ancora rimasto per ringraziare tutti quelli che hanno partecipato e fare un po' il riassuntino in due minuti di quello che è accaduto in tutte le nostre province. Diciamo che tutti gli incontri hanno evidenziato la comparsa del perdurare di questa pandemia che si è riverberata con pesanti conseguenze sulla sicurezza stradale, su tutti gli utenti, non solo sugli automobilisti. E ci hanno dato anche dei dati molto interessanti, per esempio in aumento la pirateria stradale, in media in regione abbiamo un più 20%, ma dobbiamo ricordare che la presenza di numerose telecamere poi fanno sì che il 90% venga identificato. Come ricordava prima il dottor Vedovi, poi questi inqualificabili comportamenti sono anche figli della mancanza di assicurazione, ma è molto più grave scappare quando abbiamo causato inconsapevolmente un danno all'altra persona. Ecco, la causa storica di incidentalità, che ormai tutti sapete, la distrazione, è aumentata e viene chiamata ora, ho sentito parlare di assenza alla guida, cioè la nostra mente è presa da preoccupazioni socio-economico-sociali che questa pandemia maledetta ha originato in chi è senza lavoro e quindi la sua mente quando guida è guidata più dalle esigenze economiche. La cartina tornasole di questo fenomeno è sicuramente la sinistrosità autonoma, cioè l'andare a sbattere in qualche ostacolo senza avere altro veicolo investito. E quindi passiamo poi alla mobilità dolce, quella che la Regione Emilia-Romagna l'accompagna sì, ma con regole, diciamo, che devono essere messe in atto specificatamente per i monopattini. Noi crediamo per esempio in un'assicurazione, in un targhino per identificare il mezzo, perché non è sicuramente a nostro parere uguale ad una bicicletta, anche una velocità diversa, ma soprattutto manca a nostro parere una formazione per chi inizia ad andare in monopattino e non è facile, e lo dice uno che l'ha provato. E quindi troppo spesso viene concepito, come diceva prima Mosca, come o la FIAB, non mi ricordo, come un gioco, ma il codice della strada è valido per tutti, non ci dovrebbe essere un'impunità per chi fugge o per chi non è identificato per bene. Quindi la crescita dei veicoli elettrici sta facendo anche un altro problema, abbiamo diciamo identificato, l'assenza del rumore. Ricordiamoci che questi monopattini, le biciclette elettriche, ma adesso anche le auto, mancano di rumore, quindi l'avvicinamento agli altri utenti deboli, i pedoni, diciamo i diversamente abili. E quindi dobbiamo anche qui, e lo manderemo diciamo al Ministero un po' questo riassunto che abbiamo fatto noi come provincia, lasciando per ultima il problema dell'alcolemia, che è un problema storico,
però è accentuato, come dicevamo prima, dalle tensioni che si sono riverberate in questa situazione della popolazione. Questa analisi che ho fatto così veloce ha trovato la conferma di tutte le province, verrà portata all'attenzione, come dicevo prima, delle autorità centrali, sperando che, diciamo, si muova qualcosa, perché tutti dobbiamo avere quello che noi manca. Se c'è un degrado dell'educazione civica, pari passo va un degrado dell'educazione stradale. Ma però esiste sempre una Bibbia che dobbiamo rispettare tutti, dai pedoni, ciclisti, motociclisti, mezzi pesanti, non ne abbiamo parlato oggi, ma sappiamo quali danni possono procurare, che è il codice della strada. Quindi diciamo a tutti: chi guida, guida e basta. Arrivederci a tutti e grazie. Toc toc al presidente, toc toc. Ciao, vendetta. Ciao, grazie. Ci vediamo tutti, grazie Fausto, grazie a tutti quelli che sono ancora, che hanno mantenuto il collegamento in queste due ore. Siete stati delle veramente bravi, grazie. Ci vediamo. Grazie. Abbiamo aspettato di fare toc toc al presidente. Grazie a voi. Grazie a tutti, a presto. Grazie. Grazie presidente. Arrivederci a tutti. Arrivederci, grazie. Grazie. Sono le 13, abbiamo finito in tempo. Grazie a voi. Arrivederci. Ci vediamo. Grazie. Arrivederci. Ci vediamo, dottoressa. Arrivederci a tutti. Vedo, vi salvo. Vedo ancora dei collegamenti. Vi saluto tutti. Nicola Mosca, il provveditorato. Arrivederci a tutti. Salve, salve.